Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E provo a rispondere nel libro, te lo dico anche qui velocemente, un po' perché secondo me gli italiani ci mettono un po' a scoprire il bluff e quindi ancora la luna di miele c'è, un po' perché probabilmente è percepita come la meno peggio e questo vuol dire che l'opposizione sta fallendo, non sta bucando questo muro di gomma che c'è tra l'opposizione e l'elettorato, un po' perché probabilmente siamo un elettorato inteso come italiano medio che tende a guardare al centrodestra, lo dice la nostra storia, e per ultimo, ma non per ultimo, ti dico che secondo me molti italiani fanno la distinzione che in parte ho fatto anche io parlando con te, cioè la classe dirigente di questo governo è quasi sempre, sottolineo quasi, disastrosa, la Meloni è percepita da molti italiani come una che tutto sommato è brava, sì gli altri sono brutti, c'è Valditara, c'è Piantedosi, però lei si dà da fare.